Quello di quest'anno è la ventiduesima edizione. Devo dire, è faticoso organizzare questo seminario, però è anche di grande soddisfazione. È di grande soddisfazione. Certo, ci vuole amore per l'architettura, ovviamente, è amore perché non c'è un compenso, siamo tutti volontari. Forse questa è la chiave di lettura per il successo che ha avuto in tutti questi anni. Una cosa molto importante è che siamo dentro a una sede universitaria, Università di Camerino, che è una università antichissima, del 1300, però siamo dentro una sede universitaria, ma non con quella forma accademica che solitamente contraddistingue questi incontri. Voglio dire che c'è la partecipazione intanto a livello istituzionale del Consiglio Nazionale degli Architetti. E questa è una cosa che io ho voluto sin dall'inizio, perché il seminario è nato proprio come, o almeno vorrebbe essere, un anello di congiunzione fra università e professione. Il fatto di non essere una cosa strettamente accademica sicuramente è una cosa che ha molto giovato, perché il clima è un clima festoso, del tutto informale, dove chiunque può intervenire e dire la sua. Normalmente negli incontri, diciamo così, accademici, anche i relatori invitati sono quelli che afferiscono ad una specifica scuola e allora non c'è dibattito, no? Come dire, non c'è il controcanto. Qui ci sono personalità che afferiscono a certe tendenze, se vogliamo, a un certo modo di intendere l'architettura e c'è l'esatto contrario. È nato come Seminario di Architettura e Cultura Urbana nel 91, però ci sono stati precedentemente altri 3 anni non numerati, con una formula leggermente diversa, cioè la mattina si andava per fare dei campi di ricerca in questo territorio che avrete visto è piuttosto ricco di insediamenti antichi e quindi di ruderi medievali per lo più. E quindi la mattina facevamo queste ricerche e al pomeriggio poi facevamo degli incontri più di carattere teorico, se vogliamo. Poi nel 90 fui invitato a un incontro del genere a Delft in Olanda. Rimasi stupito da come gli studenti, in quel caso era un'associazione chiamata Stilos, un'associazione studentesca, riuscisse a organizzare un seminario internazionale con personalità anche di grande rilievo, provenienti da tutto il mondo, e come gli stessi studenti avessero in mano l'università. Quando qui invece l'Accademia era ancora, forse per certi versi lo è tuttora, insomma, non è che sia cambiata molto la situazione, è un po' chiusa in se stessa, insomma. Allora così ero interessato a sfondare questo muro anche per dare una speranza ai ragazzi, una possibilità di guardare fuori, insomma, di vedere altrove, di vedere un po'. E anche di mettere in confronto le varie scuole che ci sono appunto in Italia e all'estero. Ci piace alimentare curiosità, alimentare piuttosto che conoscenza di nicchie, di sapere, insomma di certezze, ci piace essere animatori di curiosità e di incertezze. Anche atteggiamento così riflessivo, è una palestra per la mente in un certo senso, no? Almeno questo vorrebbe essere.